Allora, ciao! Prima di spiegare un po' che cosa intendessi dire con il chatbot di Life, andiamo velocemente, Paolo mi ha già presentato. Io lavoro come pre-sales manager presso una società che dal 2004 viene usata in quanto innovazione tecnologica ai propri clienti, e con innovazione intendiamo innovazione a 360 gradi, quindi web, mobile, wearable, connected device, e ormai da 2 anni quasi sui chatbot. Siccome l'innovazione ci è così tanto cara, abbiamo aperto anche un branch a San Francisco, là proprio dove nasce l'innovazione, e questa è VDM Labs, che è l'altra società per cui sono di software engineer, ovviamente sono una la costa dell'altra. Quindi, cercando subito di partire e presentare l'elephant in the room, che chiamano gli americani, cosa intendevamo con making chatbot? Cosa vuol dire fare un chatbot? Cioè, qual è la giornata tipo di chi lavora sui chatbot? E rigirando la domanda, esiste un modo, un flusso, un workflow, un processo che ti porta dal concept del chatbot fino alla sua messa in opera e realizzazione? La risposta è, l'abbiamo cercata per 2 anni, e a furia di provare e realizzarne un po', siamo arrivati alla conclusione che sì, esiste una serie di step che andiamo a percorrere, che sono questi 6 che abbiamo raccolto qui, che in parte, se li guardate, sono abbastanza simili a quelli che poi a quello che abbiamo raccontato magari sui team di ingegneria del software, quindi una parte di business analysis, analisi dei requisiti, design, sviluppo, test e improvement. In realtà ci siamo accorti che nel mondo chatbot c'è una parte nuova, che è quella più marcata, che è quella che poi adesso è nel blocco 3, quando molte altre persone invece concentrano tutti i propri effort sulla parte 4, che è quella di sviluppo. Adesso andiamo velocemente a vederli compatibilmente con il tempo. La parte, la 1, diciamo così, o quella con cui iniziamo, è la più classica, quindi business analysis. Dobbiamo andare a capire di fatto quali parti del processo aziendale vogliamo andare ad automatizzare con il nostro chatbot. Quindi essenzialmente dobbiamo rispondere a una domanda, che è il cosa. Ad esempio, se supponiamo che vogliamo fare un chatbot per la prenotazione aerea, quello che dobbiamo andarci a chiedere è che cosa vogliamo andare, cioè siamo un'agenzia di viaggi, che cosa vogliamo andare ad automatizzare? La parte di prenotazione aerea, la parte anche di prenotazione degli alberghi? Faccio una domanda di questo tipo. Una volta che abbiamo identificato il cosa, dobbiamo andare anche a darci un'idea macro di quello che vogliamo andare a fare con il nostro chatbot. Ad esempio, concentrandosi sulla prenotazione aerea, vogliamo prima chiedere le generalità dell'utente e poi offrirgli i pacchetti di voli, lasciare che sia lui che chieda dammi tutti i voli prenotabili e poi ti dice chi siamo, chi è, e esempi di questo tipo. Dobbiamo anche iniziare in questa fase qua a trovare un modo per misurare il miglioramento di efficienza che ci aspettiamo. Ci sono 2 tipi di KPI. Uno è quello proprio del chatbot, che magari avete già sentito nominare, sono il tasso di abbandono, il tasso di retention, quante persone tornano a usare il nostro chatbot dopo che l'hanno usato almeno una volta, e quanti magari arrivano fino in fondo. E poi invece ci sono dei KPI che sono più legati alla strategia che abbiamo scelto al punto successivo. Ad esempio, quanti prodotti vendo in più? Quanti biglietti aerei riesco a staccare in più utilizzando il chatbot? E poi dobbiamo qua iniziare a fare una pensata al tipo di audience a cui ci stiamo rivolgendo. È un qualcosa B2B, quindi all'interno delle aziende, e quindi magari vogliamo pensare a un'interfaccia web che abbiamo costruirci noi, o c'è un'audience molto più ampia, quindi business B2C, per il quale potrebbe valer la pena utilizzare magari Messenger o Telegram. Anche perché una volta che abbiamo fatto questa scelta, è ora di iniziare ad accendere la parte quella creativa del cervello e iniziare a pensare un po' alla user experience del nostro chatbot.
di sicuro la scelta del canale influirà sulla release che andremo a fare, perché alcuni canali hanno alcune peculiarità che altri non hanno. E poi soprattutto dobbiamo iniziare a farci due domande che, come poi vediamo sul diagramma di destra, impattano sul tempo e la complessità che ci vorranno realizzare questo chat. La prima cosa è voce versus testo, cioè ci aspettiamo di interagire con il nostro chat in modalità testuale oppure in modalità voce, e c'è una differenza abissale tra i due, perché il testo ti permette di avere dialoghi molto più complessi, articolati, molto più profondi, invece la voce è più pensata per le interazioni, parliamo di go, tipo ok Google, qual è il meteo a Cupertino, ok Siri, esegui questo comando e via dicendo. Dobbiamo infine scegliere se il tipo di conversazione che abbiamo con il nostro chat sarà semplice oppure complessa. Prevediamo testi e bottoni oppure pensiamo già di impiegare un altro language processor. E che carattere, quello che adesso viene chiamato persona del chatbot, vogliamo dargli? Vogliamo dargli un tono formale o un tono più colloquiale? Quello che abbiamo scoperto, comunque la considerazione a cui siamo arrivati, è che dovrebbe rispecchiare la brand identity e poi la grande negativa di quale genere dare al nostro chat. C'è uno studio IKEA che ha dimostrato che forse il carattere neutro è quello più efficace. Alcuni hanno scelto addirittura di dare una voce femminile perché sembra che sia più efficace, altri hanno scelto di dare un nome al proprio chatbot, altri no. Il concetto è che non c'è una regola d'oro, ma una serie di esempi di anche aziende grosse come Google o Apple che hanno fatto la loro scelta e sono andati avanti questo. Come dicevo, se la tipologia di dialogo che andiamo a progettare è guidata, cioè accompagniamo mano nella mano il nostro utente verso la fine, e il dominio sul quale stiamo operando è molto specifico, quindi molto verticale, la complessità necessaria per sviluppare il nostro chatbot sarà molto bassa. All'estremo opposto, se siamo in un dominio che è molto generico e studiamo una tipologia di linguaggio che è molto libera, prepariamoci a ore e ore di lavorazione sul nostro chatbot. A questo punto, una volta che abbiamo inserito come si comporterà, arriva una parte importante che è emersa proprio con tutto questo nuovo mondo dei chatbot, che è il design dello script. Vuol dire che ci dobbiamo mettere giù a scrivere tutto il flusso del nostro dialogo, quello che viene chiamato un copione, parola per parola, tutte le possibili casistiche. Dobbiamo arrivare di fatto ad avere un diagramma di flusso. Ed è una fase importantissima, perché spesso lo script ci permette di risolvere delle problematiche che sono in realtà tecnologiche. Se riprendiamo l'esempio di prima del chatbot per l'agenzia di viaggi, se poniamo una domanda la cui risposta è troppo ampia o troppo generica, il nostro NLP potrebbe fallire miseramente e non riconoscere accuratamente quello che abbiamo detto. Se invece sul design separiamo la domanda in due più semplici, oppure già che la domanda indichiamo all'utente quale può essere la risposta, allora l'NLP ne sarà avvantaggiato e abbiamo raggirato un problema tecnologico con una scelta di design. Quindi nel caso dell'agenzia di viaggio, magari iniziare con una domanda generale tipo dimmi dove ti piacerebbe andare, vuol dire avere un NLP dietro che sia in grado di capire ogni possibile risposta. D'altro canto, se invece diciamo ti piacerebbe andare al mare, montagna, al lago, e le risposte qui sono tre, il nostro NLP accenna abbastanza di sicuro. A parte di questo, facciamo la classica analisi tecnica andando a pensare quale NLP andremo a scegliere, AI, Dialogflow, Luis, quello che è, anche in base a dove il nostro chat verrà collocato, e poi magari andiamo a scegliere il client, insomma andiamo a fare le nostre scelte tecnologiche, andando anche a vedere le fonti dati da cui di andare a pescare quello che ci serve. Ad esempio, per il nostro chat di viaggi potrebbe essere collegarsi, incrociando le dita, magari a booking.com, penso che sia possibile, per vedere quali sono i voli effettivamente disponibili.
finalmente è arrivata l'ora di prestare tasti. Vorrei andare veloce su questo slide perché servirebbero ore e ore per dire quali sono le tecnologie oggi sono disponibili per realizzare chatbot. In realtà sembra che ci sia particolare attenzione sulle tecnologie, quelle che ho voluto chiamare verticali oppure orizzontali. In realtà è più un approccio allo sviluppo che vogliamo avere. Conoscere a memoria ogni elemento oppure appoggiarsi a servizi che già sono completi, comunque già esistenti, che ci danno una mano, tipo bot framework, dello flow, che adesso per fare degli utili veramente di costruire parte della logica. Il consiglio che possiamo dare è, a volte potrebbe averne la pena provare per imparare. Noi ad esempio abbiamo scritto con il nostro laboratorio di ricerca un NLP interamente lato client, tutto scritto in JavaScript, che se volete poi ci fermiamo qua, lo faccio vedere, per capire come funzionavano gli NLP, e poi ci ha aiutato nelle scelte successive. Ricordiamoci sempre che il testing è diverso dal training del chatbot. Testare vuol dire verificare che il copione sia implementato correttamente. Il training è un'altra cosa. Questo perché il mantra dell'agile qua non vale più. Done means deploy non vale per il chatbot. Done means train, cioè abbiamo veramente finito quasi con il chatbot quando dopo il primo periodo di utilizzo andiamo a raccogliere tutte le volte che non ha capito e andiamo ad allenare il chatbot. E attenzione al mito del non ho capito, cioè il fatto che non il chatbot ci dica non ho capito perché l'NLP non ha capito è lecito, nel senso non è un indice di scarsa accuratezza alla programmazione, eccetera. Se abbiamo fatto un design che, come dicevo prima, prevede magari risposte troppo generiche, è corretto che ci dica non ho capito. Quindi attenzione a non confondere il non ho capito con un errore di implementazione. Solo qui, attraverso la valutazione dei KPI, possiamo davvero capire se abbiamo fatto un buon design e a questo punto muoverci con tutte le evoluzioni del nostro chatbot che vogliamo. Quindi, concludendo, sappiamo che i chatbot rappresentano un nuovo paradigma. C'è qualcuno che diceva che entro 5 anni, se non potremo conversare con qualche tecnologia, la possiamo più considerare utile. I chatbot in realtà sono semplicemente un nuovo touch point che sta apparendo sul mercato, oltre alle mail, web, internet, call center, che potete nominare quanti ne volete. Il vero risultato è a cui siamo arrivati con questa mia esperienza, che raramente è un problema tecnologico, ma di approccio. Quindi chatbot generici, tutto fare, eccetera, sono destinati a non avere grande futuro. Invece un approccio consulenziale di analisi, come quello che ho descritto prima, dello script, e attenzione su quella parte lì più che sulla parte di sviluppo, si è dimostrato essere l'approccio vincente. Non a caso stanno emergendo figure di chatbot designer che si affiancano a quello del user experience designer e quello dello sviluppatore, proprio per andare a coprire quella parte di design dello script che sta diventando così fondamentale. Poi se volete la mia collega Marzia, che fa questo di lavoro, tra le altre mille cose mi spiega. Domande? Anche se siamo stati iper veloci. Quindi che tecnologia utilizzate alla fine per sviluppare? Una interna vostra, una contatti a servizi esterni, Microsoft? Allora, sì, dipende molto da... Da qua, del tipo, a volte se non hai la possibilità magari di intervenire sulle macchine del cliente con codice server, allora sviluppiamo tutto lato client con parte di quello che abbiamo sperimentato. Ultimamente, soprattutto perché c'è interesse sulla multicanalità, utilizziamo Bot Framework perché si è dimostrato essere efficace. Anche nel caso della multicanalità abbiamo provato a portarcelo in casa scrivendoci noi piccolino che gestisce la multicanalità, proprio per l'approccio che dicevo prima, cominciare a capire come funziona. Poi una volta che l'hai capito, magari ti appoggi a uno che lo fa gestire, però learning on the job.
verso che tipi di client uscite? So, web, messenger... Web, messenger, i principali, Telegram, e direi su questi, e poi su tutto il mondo degli assistenti. Ma anche, cioè, proprio con lo stesso chatbot contemporaneamente su più canali, o di solito i clienti ne scelgono uno? Allora, se possiamo guidarli con questo approccio consulenziale qua, generalmente sì, in ogni caso anche in un canale. Una domanda per il pubblico, che poi magari potrebbe scaturire un ulteriore domande. Chi di voi ha mai fatto un chatbot o lavora in un'azienda che ha fatto il chatbot o che vorrebbe avere il chatbot? Forse adesso li fanno, sembra che in quella dichiarazione forse abbiano detto che, e magari WhatsApp for Business ancora non si sa, perché in Italia comunque WhatsApp è la piattaforma principe, nonostante il Messenger stia crescendo, per cui se WhatsApp avesse il chatbot si riuscirebbe a fare molto più business. Però ti bannano. Sì, perché parte c'era stato, però sì, era sì. No, l'unica cosa è fare a mano ma non scala. Sì. Non c'è proprio. Non puoi fare in qualche modo. Però l'unica è avere un esercito di persone che scrivono. Perché non ci credete. Thank you.